Guarda, quella la portava con sé quando è venuto dal Texas. Insieme a quel fucile lì, nel 1929. Quando Buck è entrato a Holly Springs, tutto quello che possedeva erano quelle due armi. Non mi incoraggia molto. Come va il braccio? Come ha detto Peg? Il suo braccio. Ah, sta bene. Comandante, io sono il capitano Haynes, le ho fatto le radiografie oggi. Oh, mi scusi, io... Grazie per non avermi riconosciuta. Ho fatto enormi sforzi per non sembrare un'infermiera. Non mi prenda troppo sul serio riguardo a suo figlio. Sono certa che è un bravo ragazzo. Visto? L'avevo già notato ieri nel pomeriggio. E non ti avevo detto niente per non sembrare un'isterica. Ma quando oggi l'ho visto ancora lì... Chi credi che sia? Potrebbe essere uno qualunque, naturalmente, ma supponi che... Supponi che Bill ci faccia sorvegliare, eh? Va bene, ora ci penso io. No, no, caro, che vuoi fare? Se i miei sospetti sono fondati, finirai per peggiorare le cose. Sarò prudente, aspettami qui. Caro, ti prego, non è il caso, lascia andare. Ma c'è un inconveniente, non so con chi lasciare Bobby. Non possiamo portare anche lui. Ma... Oddio, possiamo. Sai, è domenica, oggi non ci rimane nessuno in città. Ci rimango io, signora. E passo volentieri il giorno con Bobby, se permette. Ma è un'idea magnifica. Che ne dici? È gentile d'avermelo proposto. Oh, scusi, signor Carpenter, le presento il signor Stevens. Piacere di conoscerla. Piacere. Ho passato una bella giornata ieri con Bobby, parlando e ascoltando la radio. Desideravo che oggi mi facesse visitare la città. Beh, domandiamola a Bobby se gli va l'idea. Va bene. Non mi fanno nessun effetto. Ora serve il gelato, signor Bannon. Vada a prenderlo sulla veranda, ci fa più fresco. È un'ottima idea. Oh, prima che ti dia una sculacciata. Alma! Alma! Sì? Alma! Sì! Portami una camicia bianca pulita. Ah, ti sprechi con i per favore e con i grazie, eh? Per favore, cerca di svegliarti un po' e portami una camicia bianca pulita. Grazie. Io l'invidio, signora. Deve essere bello avere una casa e una famiglia alle quali badare. Provi. Sì, proverò un giorno. Lei nel Messico era con suo marito, signora? No, no, marito. Me ne dispiace. Perché continua a punzecchiarmi? Non ce n'è ragione. Purtroppo. È una brutta abitudine, ma io dico la verità. Dimmi la verità, chi è la ragazza? Con chi ti sei legato? Joan, ti ho detto di stare lontana da me. Ma non posso, è troppo tardi. Tu hai incominciato col suscitare in me gli istinti materni e adesso hai messo in movimento tutti gli altri. E tu sei indifferente, invece. Davvero non senti niente per me? Sicuro che sento. Sul serio? Sì, sento che sei bella, intelligente, piena di vita e voglio assolutamente che tu rimanga così. E l'unico modo è che tu stia lontana da me. Oh, ma non andare in collera. Ho un programma magnifico per oggi. Prima faremo un bel giro in barca a vela. C'è una brezza deliziosa. La compatisco. Non sono venuta a chiedere la sua pietà. Molti uomini superano la donna che hanno sposato. Sandro è superiore a lei. Questo deve riconoscerlo. Superiore, ma che significa? Io lo amo. E abbiamo un figlio. Tira in ballo suo figlio. Ma l'uomo deve amare la donna per quello che è, non per suo figlio. Ha un figlio lei!